Valentina Sghedoni con la canotta di Ornavasso, bentrovata. Prima di tutto abbiamo visto che hai una claque tutta tua particolare con cappellini gialli, ci vuoi dire chi sono? Sono i miei amici di Trabagnolo e Reggio Emilia e il mio moroso che mi hanno incastrato. Mi avevano preparato una sorpresa e come al solito mi fa fare delle figuracce. No, non è vero. No, sono orgogliosissima, anzi per me è una carica in più averli tutti qua a questa tappa. Bene, non sei nuova di questa esperienza, ti piace sempre questo Legavolley Summer Tour? Mi piace molto, è molto divertente, è agonistico. Quest'anno stiamo facendo un po' più fatica dell'anno scorso, anche perché siamo tutte diverse a ogni tappa, quindi è sempre un po' difficile ingranare, però rotto questo ghiaccio adesso non si scherza più. Bene, ti aspetta adesso una gara contro Urbino che si sta rivelando molto forte, non c'è Kenny Moreno Pino, però insomma. Ma diciamo che non c'è, ma ci sono anche tutte le altre, quindi insomma manca il loro pezzo da 90, però diciamo che si sanno difendere bene lo stesso. No, sicuramente loro sono la formazione che finora si è dimostrata più forte, avendo anche vinto tutte e due le tappe precedenti, e quindi insomma sono un osso duro, ma ci proviamo. In bocca al lupo e ci vediamo presto. Crepi, a presto, ciao! Rossana Montemurro, Cecil Conrad, Rio Boom Boom, Soverato. Una squadra che sulla sabbia ha sempre grandi ambizioni, la vostra. Sì, è una competizione che la nostra società fa da tanti anni e con buoni risultati, ottimi direi, e quindi ovviamente il nostro obiettivo è sempre quello di vincere il più possibile. Quest'anno non abbiamo iniziato benissimo con il quarto posto a San Benedetto, però insomma abbiamo perso la semifinale tutte e due sette vantaggi con Urbino nell'ultima tappa di Porto Cesareo, quindi speriamo di andare ancora migliorando e magari vincere questa. L'idea eventualmente di giocare contro piccinini, cacciatori, ti stimola, ti intriga? Allora, ovviamente è sempre una motivazione in più quella di vedere dall'altra parte del campo nomi così importanti. Devo dire che contro Cacciatori ci ho già giocato quando io giocavo a Matera e lei a Busto per un piccolo periodo, però insomma, secondo me ovviamente quando sei qua speri sempre di arrivare alla fine, quindi giocare contro di loro. Qual è il bello del giocare all'aperto sulla sabbia? Il bello è che alla fine ti diverti, vedi tanta gente che c'è qua intorno che aspetta te sotto il sole per vederti giocare anche a orari improbabili e poi comunque è un'organizzazione estiva, quindi è bello anche il contorno, la Lega e il Master Group fanno sempre il massimo, insomma, per organizzare al meglio la cosa. E poi ci sono anche delle pecche come il vento che speriamo che questa tappa non sia presente. Ce l'auguriamo e in bocca al lupo. Crepi, grazie. Alice Locascio, vi state dimostrando una squadra molto forte, ma sicuramente anche molto divertita dal fatto di giocare questa competizione. Sì, sicuramente, ovviamente gli elementi che sono nella squadra sono molto forti, però la cosa bella che mi ha colpito anche rispetto ad altre manifestazioni è proprio il fatto che ci divertiamo tantissimo, anche fra di noi abbiamo creato un bellissimo gruppo e è vero, proprio mi sto divertendo tantissimo. Raccontaci un po' quali sono le tue esperienze sulla sabbia, se è un ambiente che ti è congeniale oppure se ti sei dovuta adattare. Sì, diciamo che è la mia prima esperienza. Avevo fatto qualcosa 2x2, ma così tanto per divertirmi. Quindi per me è la prima volta e sfrutto l'occasione appunto durante la settimana di questa squadra che si allena, quindi mi permette, ecco, di prendere piano piano anche confidenza con la sabbia, che non è facile, però ecco, è la prima volta per me. E sulla tua stagione prossima indoor ci puoi dire qualcosa? Sai dove sarai? Sì, la prossima stagione sarò a Todi, in B1. Bene, quindi sai già i colori della tua maglia e intanto però divertiti e cerca di arrivare il più abbronzata possibile alla preparazione. Grazie, grazie. In bocca al lupo. Crepi. Caterina Sintoni in versione beacher con la canotta di Bergamo, però si vede ancora il no? Qualche ciuffo biondo. Lo tengo perché è un bel ricordo e un portafortuna, speriamo. Cosa ne dici di questa esperienza sulla sabbia? Ma a me piace molto, io sono di qua e quindi sono nata e cresciuta sulla sabbia,
Quindi tutte le volte che c'è opportunità di fare beach, volentieri. Le prime due tappe non le ho potute fare per altri impegni precedentemente programmati, ma le ultime due le faccio molto volentieri perché, insomma, mi diverto molto. Un bel modo per prepararsi per la preparazione. Tu già ci puoi dire il tuo futuro dove sarà? Non ve lo dico perché non lo so, perché sono ancora senza squadra, e però intanto lavoro, faccio un po' di sabbia, poi insomma ci si tiene in movimento nella speranza che al più presto qualcosa arrivi. Che cosa ti ha lasciato la promozione, al di là del ricordo, del bel ricordo, anche come consapevolezza tua di atleta, di giocatrice? Ma guarda, adesso come adesso non saprei cosa dire, perché tutti gli anni che ho vinto qualcosa o tutto, poi non ho mai trovato squadra, quindi non so se è un bene o un male. No, consapevolezza. Io quando l'ambiente per lavorare è buono, le compagne sono buone, e insomma ci sono tutte le carte in regola per fare dei buoni risultati, diciamo che bene o male ho sempre dato il mio buon contributo e i risultati sono sempre arrivati. E è una soddisfazione, perché insomma per la propria carriera e la propria stima sono degli incentivi incredibili. Speriamo che diano i frutti anche per il prossimo anno, ma ancora non si vede niente. Te l'auguriamo comunque. Grazie. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Ciao. Laura Saccomani, già naturalmente abbronzata, lo sappiamo, è pronta per la stagione estiva, però insomma ti stanno mettendo a dura prova questi incontri. Sì, abbastanza, anche perché purtroppo quest'anno non riusciamo ad allenarci tutti assieme, quindi arriviamo direttamente alla tappa. Vuoi che non vuoi che comunque, cioè, da tanto che siamo fermi, il campionato è finito ad aprile, sì, si è toccato palla, ma poco, quindi è difficile riprendere tantissimo, però è bello, cioè, mi piace, è una cosa, spero che continui quegli anni comunque questo torneo 4x4, perché comunque ti permette di tenerti allenata anche durante l'estate. E niente, quindi sì, abbronzata diciamo più per le vacanze che per il beach, però vabbè, dai. Vesti la canotta di Montichiari, sappiamo già, è già stato annunciato poi il tuo futuro per la prossima stagione. Come vedi questa fine d'estate e anche la prospettiva per l'anno prossimo? Sì, sicuramente. Io ho già sentito Leonardo ad aprile, quando comunque mi aveva chiamato per Montichiari. Una volta firmato c'era questo progetto comunque di continuare anche con il beach, proprio perché comunque ti tiene abbastanza allenata per poi arrivare a settembre in un certo modo, sia anche a livello di infortuni comunque, per riprendere un po' più facilmente la stagione, sicuramente. Quindi c'era interesse a farmi giocare, certo. Visto che sei reduce da un tie break intenso, ti lasciamo andare e ti auguriamo buon proseguimento. Grazie, anche a voi, buona giornata, ciao.